Buongiorno agli ascoltatori, occhio al caffè, la rassegna politicamente scorrettissima di Libero. Inizia la settimana di Ferragosto e lo comprendiamo dal diradarsi sui giornali del dibattito politico. Davvero non c'è moltissimo sui giornali di oggi in termini di stretta politica italiana. E in più a questo si aggiunge il fatto che oggi è l'ultimo giorno, giornalisticamente parlando, di copertura delle Olimpiadi che sono finite ieri sera. Avrebbe detto quel noto personaggio del film dei Lanzina: anche queste Olimpiadi ce le siamo levati da. Allora, c'è stata la cerimonia di chiusura, c'è stata la bellissima vittoria delle ragazze di Velasco nella pallavolo, ovviamente con tentativo di uso politico della vittoria stessa da parte della sinistra, con una clava da dare in testa per un verso a Vannacci, che poi se l'è anche cercate, e per altro verso all'intero centrodestra. Ieri, insomma, verso le 3 di pomeriggio era sconcertante vedere le dichiarazioni di Ruotolo accaldato e accalorato, di Maggi, di Bonelli, più i giornalisti embedded, Fubini, il solito Bottura, la Schlein che non aveva detto una parola su tutte le Olimpiadi, che improvvisamente ha ritrovato la voce e i giga, tutti per dire com'è bella questa Italia multietnica e com'è brutta questa destra retriva. Vabbè. Ma ancora altre cose intorno alle Olimpiadi. Intanto le dichiarazioni sconcertanti di Bach, non Johann Sebastian, ma l'indegno omonimo che gestisce il Comitato Olimpico, che dice: ma non abbiamo strumenti sicuri per distinguere uomini e donne, testuale, e naturalmente c'è polemica. L'avvocato di Imane Khelif, che è un tipetto che ritwitta il manifesto sui suoi canali social, che promette iniziative giudiziarie a destra e a manca, e poi ovunque, quindi occhio anche quando aprite il frigorifero stamattina, Malagò. Oggi c'è un'offensiva mediatica del